Tra avvertimenti e minacce, il PDL cerca con ogni mezzo possibile di trovare un salvacondotto per Silvio Berlusconi e per la sua agibilità politica. Sembra un po' il gioco dello scaricabarile e quindi la minaccia del Popolo della Libertà è in sintesi. Se crisi ci sarà, sarà colpa del PD. Ma i democratici non ci stanno, il responsabile organizzazione Davide Zoggia ribadisce. Il PD non accetterà ricatti e la responsabilità di far saltare eventualmente il governo per la vicenda di Silvio Berlusconi sarebbe del PDL. Dario Franceschini è netto. Alle minacce, agli ultimatum basta rispondere con un principio molto semplice. Non si barattano legalità e rispetto delle regole con la durata di un governo, mai. Intanto, dopo la fumata nera di ieri che ha segnato le distanze sul caso tra PD e PDL, oggi il Cavaliere torna a parlare di sé e della condanna definitiva per frode fiscale in un'intervista al settimanale Tempi, anticipata oggi online. Diranno che è colpa mia se i ministri del Popolo della Libertà valuteranno le dimissioni davanti al massacro giudiziario del loro leader, eletto da milioni di italiani, spiega il Cavaliere. Ma io mi domando, se due amici sono in barca e uno dei due butta l'altro a mare, di chi è la colpa se poi la barca sbanda? A rincarare la dose è Alfano, che prosegue nel pressing sui democratici lanciando un nuovo appello affinché gli alleati di governo non affrontino in modo pregiudiziale il nodo dell'uscita del Cavaliere. Sul fronte governo il premier Letta ha intanto incontrato in mattinata il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, probabilmente per chiarimenti sull'esito del vertice e sugli scenari futuri. E continuano le divisioni tra i PDLini, con la pitonessa Santanchè che non lascia feriti. Ieri era toccato a Gasparri, oggi è il turno di Cicchitto. Insomma, la barca di amici del PDL è senza timone e alquanto pericolante.